welfare di comunità. Sono un medico di medicina generale che è stato investito anche all'interno delle ALS sui problemi dell'assistenza territoriale. Quello che mi interessava presentare a tutti era il fatto come fosse cambiato il tipo di sistema di erogazione di salute da parte dell'ospedale, il quale non accetta più, per ovvi motivi economici, ogni ricovero sociale. Cosa sono i ricoveri sociali? I ricoveri sociali sono quelli di soggetti che hanno delle malattie lievi, che però non hanno supporto sociale a casa loro. Allora succede questo, che gli ospedali all'interno della struttura aziendale economica decidono che questi ricoveri non si fanno più. Però il problema è che queste persone restano a casa. Queste persone restano a casa e sono i famosi parzialmente autosufficienti e nel giro di pochissimo la loro stabilità clinica declina, quindi sono costretti ad andare e a farsi ricoverare in una situazione peggiore. Questo perché? Perché tutti noi sappiamo che c'è una grandissima popolazione anziana, sempre di più, i figli vanno via a lavorare, non c'è più la copertura familiare, le relazioni si sono deteriorate. Infatti la più grossa malattia che esiste fra di noi è quella, una malattia delle relazioni, nel senso che noi dobbiamo incominciare a capire che se vogliamo costruire e cambiare anche noi stessi, dobbiamo incominciare a pensare che esiste tutta una serie di persone che vive da solo, specialmente i cosiddetti anziani fragili, che hanno bisogno di supporto. E questa è la cosa più importante che esista all'interno, per non far sì che tutto ricada nella patologia acuta dell'ospedale, quindi con dei costi micidiali dai 600 agli 800 euro al giorno di ricovero, quando con questi soldi, con due giorni di ricovero, ti paghi una signora che segue un paziente a casa. E questo è l'assurdo, perché sta diventando tutto antieconomico, probabilmente perché non si è notata questa area grigia che sta emergendo, però è anche un compito nostro, perché questo deve essere fatto dai comitati di quartiere, dall'associazionismo, magari mettendoci anche l'infermiere di comunità di cui stanno discutendo varie regioni, però bisogna che incominciamo anche a ricostruire la rete delle relazioni e della solidarietà, per evitare che in futuro tutte queste persone abbiano uno scadimento della qualità della vita in maniera irreversibile. Quindi è un appello, dobbiamo cambiare anche questo stile di vita, il fatto di essere sempre da soli, di vederci la televisione da soli, di guardare il telefonino da soli, di pensare di avere delle relazioni quando invece non si conosce il vicino di casa. Grazie.